Allora, benvenute nel mio bagno, perché dovevo fare la tinta oggi e quindi ho pensato, scusate, ma facciamola assieme, che così vediamo anche come viene fuori. Allora, oggi facciamo questa, che la provo così, è della palette testa nera, Oleo Intense, colorazione permanente con olio. Questa qui. Il colore è questo, il 418 castano mocha. Dice di essere attivato dall'olio, suprema intensità e durata del colore, fino al 90% in più di lucentezza, 6 settimane di capelli visibilmente sani e forti, copertura professionale dei capelli bianchi. Ok. Allora, perché la voglio fare? Uno, perché si vede la ricrescita. Due, perché adesso spero che con le luci, spero che ho messo una luce lì e un'altra lì, spero che... Perché vi state sdraiando sul cavalletto? Spero che non si veda, ma comunque si vedono un po' i capelli bianchi anche sotto, soprattutto. Quindi copriamo tutto, copriamo tutto, copriamo tutto. Allora, dunque, nella confezione è contenuto... Ah, non è una DV, l'ho comprata io. Nella confezione c'è tutto necessario, in teoria, per l'applicazione. Quindi, esatto, la miscela, colore. Poi cosa abbiamo? Trattamento fissante con Procellium Keratine, ok? E in teoria la confezione con le istruzioni. Mi erano caduti. Mi erano caduti tutti e due proprio. E i guanti. Ok, allora dunque, in teoria si basta applicare il colore dentro questo, come tutte le tinte, andare a mescolare e poi si applica con il beccuccio dosatore. Però a me non piace farla così, sinceramente, quindi ho tutta la mia attrezzatura, che vuol dire, adesso lo tiriamo fuori così ve lo faccio vedere. Una bacinella, una vaschettina per misurare, che è comoda perché è graduata nel caso volete farlo voi. Poi due pennelli, uno più grande e uno più piccolo. E perché mi piace andare ad applicare proprio soprattutto sulla ricrescita e l'attaccatura, non mi interessa tanto le lunghezze e le punte, anche se poi va mescolato. Allora direi di iniziare a preparare la pappetta, così iniziamo. Allora, pronti? Allora, adesso siete sul mobile del lavandino, quindi mi raccomando, non vi muovete da lì, state ben fermi. Dunque, iniziamo. Pennelli via. Iniziamo mettendo qua dentro, magari potevo prendere già la roba. I due componenti. Quindi iniziamo a metterci tutto il flaccone applicatore, emulsione rivelatrice con olio, insomma, questa roba qua. E questo dopo lo sciacquiamo e lo buttiamo nella plastica e poi ci mettiamo il colore. Anche questo. Ah, ok. Ok, e direi che ce l'ho messo proprio tutto perché l'ho proprio strizzato. Questo invece va nell'alluminio. Quindi ora abbiamo questa meravigliosa pappetta che andiamo a mescolare con il pennello. Intanto li uso tutti e due, partiamo con questo qui, così mescoliamo. Stiamo attenti a prendere tutti e due i prodotti in modo da miscelarli bene a modo. Io inizio già a spoccarmi bene. Ed ecco fatto. Ora, prima di iniziare, perché sennò io mi sporco sicuramente, vado a tirare su le maniche e poi in un negozio da parrucchieri, ma si compra tranquillamente anche, ad esempio, l'ho viste anche da Figo Ciao alla saponeria, le mantellini
pennelline monouso. Sì. Ebbene, sì, io uso anche queste per... Ho anche un asciugamano vecchio, però io uso queste perché poi dopo la butto direttamente, quindi faccio molto prima. Allora, così. Ok. L'unica cosa, dato che ho la maglia a collo alto, sto attenta di andare a infilare, guardate così, la mantellina dentro al collo della maglia. Sì, perché mettersi le cose comode in casa non si ha mai. Ecco. Ora la leghiamo. Un bel fiocchetto. E stile. Questo è stile. E prendiamo i guanti. Ok, e iniziamo ad applicarlo. Allora io parto sempre dal centro e poi mi sposto grazie al pennello. Adesso non so se la parte centrale la uso col pennello grande, poi lo faccio con quello più piccolo. Comunque partiamo. Mi concentro sulla parte qui perché è quella dove io ho più capelli bianchi, quindi la parte qui, ok, e poi dopo col pettine cerco di tirare indietro anche questi, stando attenta alle orecchie. Esistono in commercio anche dei copri orecchie, ma sinceramente io così faccio tranquillamente e... Ah, non mi... Sì, stupenda. Adesso lo facciamo dall'altra parte. Quello che non vi ho detto è che esistono in commercio delle paraorecchie per non andarsi a macchiare le orecchie e poi anche delle creme, ma pure mettere una crema grassa tipo la Nivea intorno all'attaccatura per non macchiarsi. Ma io ho notato che è una cosa che faccio sempre quando faccio l'ennè, ma se no con le tinte queste qua e da supermercato non c'è problema perché vengono via tranquillamente. Poi mi macchierò e vi farò vedere come. Poi adesso andiamo dall'altra parte. E ora che ho completamente finito, infatti è finita anche tutta la confezione, il prodotto, dobbiamo aspettare 15 minuti. Più o meno, normalmente sono 15, non ho letto, non ho letto le istruzioni, che bello quando non leggo le istruzioni, ma comunque io faccio 15 minuti normalmente. Lasciare agire 20 minuti, applicare il resto della miscela su tutta la capigliatura, lasciare agire 10 minuti in più, quindi è mezz'ora alla fine, è più delle altre, io avrei fatto 15 minuti, cioè 20 minuti, però per le colorazioni 9.10 e 9.60. Ah, ok, questo è un 4. Questo è un 4, quindi perfetto. Per altre colorazioni anche 40 minuti. Quindi noi ci vediamo tra 20, 10, 3, mezz'ora. Tra mezz'ora? Normalmente faccio 15 minuti. Vabbè, ci vediamo tra mezz'ora. Fortuna che ho letto le soluzioni, ma comunque le leggo sempre dopo. Intanto vado a pulire la telecamera solo per farvi vedere due cose. Allora, intanto che i guanti non li butto, li ho solo sciacquati, perché poi quando vado a rimuoverla rimetto i guanti. Quindi vado a emulsionarla al momento di lavarla con i guanti perché è meglio. Poi mi sono un pochino macchiata, vedete, ma o con una salviettina umida o con della carta con un po' d'acqua, fate così finché è fresco e viene via tutto e non lascia macchie. Ok,
queste maschere, queste tinte in commercio sono davvero comode da fare così. E niente, ci vediamo tra i 30 minuti che abbiamo detto. Allora, passati i 30 minuti che abbiamo detto, si può andare a rimuovere, risciacquare, ed io lo faccio con un shampoo delicato, quindi non i soliti, ma io uso ad esempio questo che è un campione comunque della Biopoint e mi trovo molto bene, e poi dopo andremo ad applicarci sopra, come si chiama, il trattamento fissante, questo qui. Andiamo. Allora, mentre asciugo l'acqua in eccesso con l'asciugamano, mi è venuta in mente una cosa da dire che dovrebbe essere scontata, ma preferisco fare un attimo un pippone. Allora, io non sono una parrucchiera e non ho una formazione da parrucchiera, quindi probabilmente questo non è il metodo giusto per fare la tinta in casa. Non lo so, so che è il metodo che per me funziona meglio e davvero in tanti, tanti anni che faccio le tinte in casa è il metodo che per me funziona meglio e lo condividiamo assieme per passare un po' di tempo e per vedere anche se funziona questa tinta, perché no? Per vedere. Ho fatto anni che ero proprio bionda e usavo proprio il colore da miscelare con l'ossigeno, quindi davvero di tinte ne ho fatte in casa davvero tantissime. Questo è il metodo che per me funziona meglio e lo condividevo con voi così per passare un po' di tempo e per testare questa tinta, per vedere se funziona. Non voglio assolutamente insegnare niente a nessuno. Io faccio recensioni, non insegno niente. Non lo so, probabilmente era chiaro il discorso, però mi piaceva un attimo precisarlo. E ora andiamo a finire di asciugare i capelli e poi vediamo com'è il risultato Ok, finale. allora eccoci qui col risultato finale. State sempre fermini perché siete sempre sopra il lavandino. Comunque sia, prima cosa, ho questo ciuffetto di baby hair che non riesco mai a tenere a parte se non con della lacca. Ma non voglio tagliarlo perché se no sono sempre a punta capo, quindi lo farò crescere e poi lo sposto sempre con la lacca in giro. Si vede che le vitamine funzionano da questo punto di vista. Allora, passiamo ai capelli. Dunque, prima cosa, il colore è fedele, cosa importante, quindi non è per scontato che un colore di una confezione sia così fedele a quello che fa vedere. Ed effettivamente quello che volevo io era un colore molto simile al mio tipo di capelli, che però andasse a uniformare e nello stesso tempo mi coprisse i capelli bianchi. Allora, il risultato è questo. Mi ha uniformato bene. Anche ha preso un po' il colore, è molto carino, bello lucido. Ha coperto i capelli bianchi che per fortuna voi con la luce che ho là sopra non li vedete, ma io li vedevo e come, ma adesso non ci sono più, per un po' sono a posto. E poi dopo ho dei riflessi che non ho mai avuto, quindi bello, bello davvero. Adesso non so perché questa è la luce artificiale, non so se spegnendo con la luce naturale, ma mi metto comunque la foto dell'anteprima con la luce naturale ed è che si vedono ancora meglio, però davvero bello. Bello il colore, facile da applicare, fedele ed è, non so se voi questo l'avete già provato, ma nel caso io lo segno perché lo ricompro, infatti, se non si è notato, ho già tolto l'etichetta con il colore perché lo devo segnare perché questo mi è piaciuto davvero tanto. Promosso. Poi quel trattamento finale li lascia morbidissimi. Ho usato i miei trattamenti soliti, ma quello finale li lascia davvero morbidi. Super, super promosso. Allora, spero che avete avuto un pochino di compagnia con questo video. Come vi ho detto, non vi voglio segnare assolutamente nulla, ma era per vedere se questa tinta funziona. Se per caso non l'avete mai provata, ecco, nel caso ve la consiglio perché il colore è fedele all'originale. Con i riflessi è fedele all'originale. Quello che vi ho detto io è il castano mocha. Davvero piace. Piace ed fa quello che fa quello che promette. Mantiene le promesse e quindi mi è piaciuto. Ed mi raccomando, se l'avete provato oppure se vi ispira, fatemelo sapere con un commento. Sapete come sempre che estraggo una volta al mese. E al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!